Siamo pronti. No, maledetta della camera, mettiamoci qui. Raga, siamo veramente pronti. Io voglio... per ora. E bella a tutti ragazzi, sono Maximus. Pure l'intro mi stavo dimenticando. Io sono Maximus e sono qui in un nuovissimo video di Clash Royale. Raga, possiamo trovare tutte le leggendarie del gioco. Se ci trovo il mastino o il tronco, giuro che non giocherò mai più a Clash Royale. Mi hanno regalato questo clan, così a caso. 3, io chiudo gli occhi. 3, aspettate. 3, 2, 1. Cos'è? Il boscaiolo! Il boscaiolo! Il boscaiolo mi ha dato! Aspettate! Il boscaiolo! Il boscaiolo! Proprio quella che volevo, mamma mia! Dov'è? 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 La mia prima leggendaria! La mia prima leggendaria, signori! Signori, la mia prima dov'è? Lo rivoglio! Non posso crederci! Non ci posso credere! Raga, blocco un minuto! Ragazzi, si è bloccata la telecamera, vabbè! La disattivo, raga! Raga, la fortuna! Ma la fortuna! Proprio la leggendaria che mi serviva, fa 200 di danno, 200. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mi sto sentendo male. Ce lo mettiamo nel deck a posto degli spiriti del fuoco e lo andiamo a provare. No, lo volevo subito. Vabbè, mettiamo un mini pecca. I barbari. Così magari gli facciamo un po' di danno. Ma non lo sai, eccolo. Eccolo, lo vedete, è qui. Ok, 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 ok. Sfera infuocata, lanciagli la sfera infuocata. Bam! E ora lo andremo a mettere. Lo mettiamo? Aspettiamo. Vai, 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 vai! Vai, boscaiolo! Bam, bam, bam. Quanto è veloce a colpire! Torre nostra! Torre guadagnata! Torre guadagnata, signori! Signori miei! Abbiamo guadagnato una torre! Lui ci ha battuto una torre! Ma noi abbiamo preso pure la seconda! No! No, non ci posso credere! Si è difesa la torre, raga. Mi sto facendo consigliare da un mio amico un deck. Un deck con il boscaiolo buonissimo. Che lo voglio usare questo deck. E subito, sfera infuocata, signori. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, sgherri. Subito gli sgherri, a quant'è la batteria? 11%. 11%. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mettiamo il boscaiolo. No, ancora no. Ancora no. Ancora no. Madre, raga, mi sembrava di trovare il mastino. Perché se trovavo il mastino, oltre che il mastino ce l'ha, perché mia madre e mio padre giocano a sto gioco. Ce l'ha sia mia madre sia mio padre, perché ieri sera quando ho trovato questo baule, mia madre subito, contemporaneamente gli ho fatto vedere la cosa, subito ha trovato la leggendaria nel baule della corona, cioè una fortuna immensa, e ha trovato il mastino lavico. Infatti ho detto, se io ci trovo il mastino lavico, mi butto dalla finestra, se trovo il tronco, mi metto a piangere.
Eccolo, 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 eccolo. Vai, 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 vai. Bam. Bam, la torre così giù. No, 3 corone voglio fare. Almeno 3 corone fammi fare. 3 corone. Ah! Sì! 3 corone! 3 corone! Mamma mia! Oh, baule magico! Baule magico! Signori, baule magico! Signori miei! Signori miei! Screenshottiamo! Baule magico! Signori miei, blocco un minuto! Ok ragazzi, riprendiamo. Ho trovato il baule magico, quindi forse un'altra leggendaria? Lo vedremo forse nel prossimo episodio. Almeno voglio fare il baule della corona per aprirvelo e aprircelo insieme. C'ho il... ecco, il... come si chiama? Il gigante royale, che me lo sono riuscito a fare al 7, se non sbaglio. E avendolo al 7 sono riuscito, è abbastanza forte. Ma appena raccolgo 2000 me lo faccio al 2. Vorrei trovare un altro boscaiolo per farmela al 2, ve lo immaginate? Un altro boscaiolo, perché se trovo un altro boscaiolo sono molto felice. Però sarebbe più bello trovare un'altra leggendaria, guardatelo. E bam! Per questo adoro il boscaiolo, perché fa male lui e rilascia una furia. La buona combinazione è stregone, stavo per dire. Boscaiolo più mini pecca fanno un mare di danno. Io poi il pecca ce l'ho al 6, che fa 500 e qualcosa di danno, come il pecca gigante. Io il pecca gigante ce l'ho al 2. Oh cavolo, metti sfera infuocata, fai che li prendo. Sì, li prendo a voglia, a voglia, a voglia. E ora mettiamo il boscaiolo e questi due. O altrimenti facciamo così, mettiamo la scarica di qua. Aspettiamo 8 di elisir, spawno questi due più questo da questa parte, così forse se ce la facciamo gli abbatto un'altra torre. Vai, ora subito azioniamo il nostro pianetto. Se la prende con il boscaiolo muore e si presenta la furia. E così noi gli abbiamo abbattuto gli abbiamo abbattuto tutte e due le torri. E ora ci manca solo la torre centrale, perché se ci abbatte, perché ora è sicuro secondo me che mi abbatte l'altra torre, quella a 426 di vita. Mettiamo un altro boscaiolo, ragazzi. Ok, il boscaiolo si distrae, non è tipo che si va a attaccare direttamente le cose, come si chiamano, le difese. Ok, furia, 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 abbiamo vinto signori, 3 corone, 3 corone, mamma mia, dico ancora, mamma mia, oggi proprio siamo, manco io lo so. 1990, ok, 383 di oro, buono. 2 gemme. Lapide, che la posso fare a livello 6 ma non la uso. Scarica, buona, la uso. Capanna dei goblin e credo non... forse c'è l'epica, ma non credo, infatti. 29 frecce che non uso, infatti potrei farle non so a che livello, forse all'8. Infatti forse al 9 pure. Ci dobbiamo fare l'ultima battaglia? Ci dobbiamo fare l'ultima battaglia? Ah, no. Un'altra battaglia, l'ultima battaglia di questo video, ce l'andiamo a fare qui. Ah, vero, qui non si possono usare i deck tuoi. Tronchi a go-go. Non credo che sia tanto bella. Comunque, dai, proviamo. Allora, il golem potrebbe servire, però... il tronco non so raga, non l'ho mai visto sto deck, non l'ho mai provato. Ora proviamo a mettere, allora per ora mettiamo il tronco da qui che ci fa come difesa. Ma non sei io scemo?
Vabbè, lui una torre ce l'ha battuta e mi sembra molto normale. Mi ha messo un altro minatore, questo c'ha lo specchio, va bene. Ah, vero, il deck che sta usando lui, che gli hanno dato, c'ha lo specchio. Vabbè, dai, non è un problema. Io il suo deck l'avrò provato di sicuro e mettevo due minatori insieme e una torre gliela battevo, ok. Una torre gli è andata giù a quello, quindi siamo a postissimo. Stiamo a postissimo. Proprio a posto, ma a posto, ma a posto. Madre. Ok, ok. Raga, non ci manca tantissimo per abbattergli l'altra torre. Mettiamo per ora il moschettiere e lo spirito del fuoco. Bam, bam. Ok. Ok, 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 ok. Ok. E vai con gli arcieri, vai con gli arcieri, vai con gli arcieri. A mio zio, dopo che gli hanno dato il baule super magico, gli hanno dato il baule super magico. Dopo il baule leggendario gli hanno dato il baule super magico, magico e poi credo pure l'epico. Io già il super magico l'avevo trovato quando ero in Arena 3, quindi immaginatevi quanto tempo fa. Cioè quando ero tre arene fa. Tre arene molto tempo fa, perché sono Arena 6, quasi 7, perché siamo a 1990. Vediamo se riusciamo a fargli tre corone, ma credo di no. Credo di sì, credo di sì, credo di sì, credo di no, credo di sì. Non lo so, non lo so, non lo so. Oh mio Dio, mettiamo il moschettiere a questi. Oh mio Dio, signori, abbiamo vinto. Tre corone, tre corone, tre corone. Mamma mia, tre corone. Tre corone, quindi il prossimo video sarà un chest opening. Va bene, per ora mi sta dando fastidio il rumore di Clash Royale. Vabbè ragazzi, abbiamo vinto il baule magico, abbiamo il nostro bottino, mamma mia. Quindi ragazzi, aspetta, abbatte alberi di giorno e dà la caccia al tronco di notte. La sua bottiglia, la sua bottiglia si rovescia e sparge furia dappertutto quando muore. Raga, abbia più culo di così si muore. Più culo di così si muore. Speravo magari nella cimitero o nel drago infernale, perché ero sicuro che trovavo questa. Se trovavo il minatore va bene. La scintilla così così non mi piace. Il tronco, come ho detto, mi metteva a piangere. Lo stregone di ghiaccio potrebbe essere buono, ma è abbastanza debole. La principessa potevo trovare, però non mi sarebbe servita perché non c'ho nessun deck. E invece mi ha dato questa. Secondo me questa, se no, se ho capito bene, oltre è la seconda carta leggendaria più forte. Perché la prima in assoluto è il drago infernale. Questa è la terza perché è debolissima, l'ho vista pure io. E fra quattro giorni uscirà il tornado. Non vedo l'ora che esce. Magari così il baule magico ce lo apriamo fra quattro giorni. O altrimenti pure prima me lo apro, raga. Tanto uscirà qui, infatti. Quindi ragazzi, questo video può pure finire qui. Siamo a 1990, quindi ci mancano 10 trofei per arrivare in Arena 7. Quindi ragazzi, ti ho trovato tanto. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qui. Ci vediamo a un prossimo episodio, bella ragazzi. Ciao!